Intanto una piccola nota personale, mi sono molto emozionata ieri sera a camminare nella piazza, a sentire anche i racconti che Federica e Antonio Bologna ci hanno fatto sul passato di Vigevano, questo tram che passava al centro della piazza, i rifacimenti che la piazza ha subito. E pensare che Francesco Peroni ha camminato in quella piazza, ha fatto crescere, ha fatto nascere e crescere i suoi 6 figli qui, per poi avere evidentemente la visione, appunto, anzi avendo la visione di spostarsi qui da Galliate, dove era nato, per impiantarvi questa piccola fabbrica di birra. È comunque emozionante ritornare nei luoghi delle origini, pensando alle persone che ci hanno vissuto e che hanno fatto le cose private e pubbliche in un certo modo. Francesco non si fermò a Vigevano col pensiero, perché ebbe la visione di rimanere lui a Vigevano con uno dei figli, Ercole, fino alla sua morte, sostanzialmente avvenuta nel 1894, ma già nel 1864, quindi 18 anni dopo l'avviamento di questa fabbrica qui vigevanese, aprì attraverso due soci una seconda sede di fabbrica a Roma. Roma nel 1864 era ancora molto lontana dall'essere la nuova capitale del Regno d'Italia, che, come sapete, lo diverrà soltanto con la breccia di Porta Pia nel 20 settembre del 1870. Quindi lui anticipa i tempi della storia d'Italia, e questa visione incredibile che lui ha, che deve aver in qualche maniera coltivato qui a Vigevano. Quindi questo tessuto, che tra l'altro non sapevo che negli anni successivi alla sua venuta ha vissuto questi sconvolgimenti sociali e politici incredibili, lui pensa tu, insomma, a tutti questi che sono venuti qui, hanno bevuto la sua birra, evidentemente. Ed è così che Francesco Peroni vede premiata la sua visione coltivata qui, delegata al figlio Giovanni, che quindi per primo, vedremo poi nella mostra, lascia poi Vigevano, seguito dal fratello Cesare. E entrambi, i due fratelli, Giovanni e Cesare, portano appunto sono gli artefici della crescita di Birra Peroni nei decenni successivi. Quindi Birra Peroni prima diventa romana, con la sede di Vigevano che rimane aperta fino al 96, e poi diventa sempre più nazionale con l'acquisizione di altre fabbriche, fino addirittura, come vi racconterò brevemente sempre nel giro della mostra, ad aggiungere le 8 unità produttive in tutto il territorio nazionale, perché dopo essere scesa al nord risale al sud, risale al nord, e quindi è sì una birra con uno zoccolo duro di consumo e di identità al sud, ma è anche una birra che poi diventa nazionale.